Arrivando al molo ho visto quella bella dedica scritta sulla pensierina. San Nicola, proteggici dalle rizze vaganti. Quanto è vera questa frase? Perché di ricci vuoti, belli ma vuoti, ce ne sono tanti in giro. Tante promesse ma non mantenute, tante dichiarazioni che non trovano radicamento poi nella realtà, tanti propositi nella nostra vita che non si attuano per la nostra pigrizia, il nostro mediocre, spesso non appassionato stile di vita cristiano. Allora, miei cari, voglio augurare a tutti quanti buona festa. Evviva San Nicola è il refrain che suona nei tre giorni in cui tantissimi pellegrini arrivati da lontano, oltre a fedeli e curiosi, hanno invaso le strade di Bari per le celebrazioni del 936esimo anniversario della traslazione delle ossa del Santo di Mira, patrono del capoluogo pugliese. I festeggiamenti sono cominciati domenica 7 maggio con l'imbarco del quadro del Santo che da Baia San Giorgio ha raggiunto Molo San Nicola sul moto peschereccio La Nuova Rosa. Poi la processione che ha portato l'icona sacra sulla caravella in piazza Federico II. Di Svevia. Ad attendere l'inizio del corteo storico migliaia di persone, oltre 600 figuranti hanno reso magica la rievocazione diretta da Nicola Valenzano al suo sesto corteo storico della traslazione delle ossa di San Nicola avvenuta nel 1087. Un momento di preghiera, speranza e tradizioni che ha visto la città colorarsi con 7 quadri scenici insieme allo spettacolo di danza aerea ideato da Elisa Barrucchieri tra Piazza Libertà e la Basilica di San Nicola, a cura di Res Extensa e alla musica della fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare Terza Regione Aerea di Bari. La mia speranza è che possa cessare la guerra. San Nicola è il santo dell'accoglienza, il santo della solidarietà, è il santo della pace. Il nostro auspicio è che San Nicola faccia riflettere i grandi potenti del mondo e speriamo possa finire questa guerra. Spero che gli unici rumori che sentiremo sono quelli dei timpanisti lungo il percorso all'interno della nostra città. Poi appuntamento alla mattina dell'8 maggio, giorno della processione in mare. La statua di San Nicola, dopo aver attraversato la città ed essere entrata all'interno della Camera di Commercio, è arrivata al Mall San Nicola. Qui, dopo la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, un vero e proprio inno alla pace, è stata imbarcata sul moto peschereccio Leopardo di Giuseppe Susca, che la ospiterà per tutta la giornata, circondato da un viavai di barchette che arrivano per onorare il santo.